Ciao Midici, siamo a Porto Santo Stefano e siamo al Geberit.it e ci mostrano un water con bidet. Qui c'è la simulazione e ci faranno vedere come funziona questo water, che ha un bidet incorporato che, ragazzi, è fantastico, c'ha delle cose, delle features veramente interessanti. Siamo con Duccio. Duccio, allora Duccio, facci vedere sto water con bidet incorporato. Allora, partiamo subito con il rilevatore di pressione, perché altrimenti non partirebbe il sistema. Questo. Ora abbiamo qui una placchetta che è per la dimostrazione. Sì. Quindi una volta finito, insomma, quello che dobbiamo fare, abbiamo le funzionalità del bidet. Che sono uno scarico che è partito non automaticamente, ma no, è premuto, vero? No, è senza touch, quindi l'idea è quella di poter usare le mani il meno possibile, sì, per una questione di igiene. Uh-huh. Quindi lo sciacquone è touchless. Ah, ok, quindi ha toccato. Basta. Lì e qui abbiamo i due colori che rappresentano poca acqua o più acqua in base. Esatto, con il colore che è regolabile, si può Stare il colore che vogliamo. Quindi possiamo anche creare una luce ambiente che si adatta al resto del contesto. Basta, una volta finito, cliccare questo pulsante, okay, l'augello si sanifica. Allora, sanifica, ragazzi, si vuol dire che sta uscendo questa acqua in maniera tale che non ci sono contaminazioni degli usi precedenti e quindi igienicamente esatto, ha fatto tutto quello che deve fare, esce fuori questo tubicino che adesso inquadriamo, che vediamo che sta facendo un getto. Il getto si muove avanti e dietro, questa funzione qua è regolabile forse? Sì, assolutamente, regolabile l'intensità del getto, il calore dell'acqua e anche chiaramente la distanza. Ok, questa rispetto alle cose che ho visto a Tokyo è regolabile con una programmazione, non è che lì non ci sono mille tasti, rimane elegante in questo modo. Assolutamente, c'è un'applicazione, si può fare direttamente dallo quindi, smartphone o dalla placchetta che vedete qua. Quindi ecco, la placchetta rimane così, rimane una cosa più elegante e discreta rispetto alle pacchianate che vedete magari quando andate a fare qualche viaggio in Oriente, ma questa rimane bella in questo modo. E a fianco mi hai detto che c'è una funzione ancora ulteriore. Sì, no? È il phone. Quindi per l'asciugatura, invece di utilizzare la carta, quindi con l'idea dello spreco minore possibile di carta, di materiali, sì, esce un'altra bocchetta con il phon per l'asciugatura. Che è uscita mentre io mi sono distratto, esatto, vero? Esatto. Allora, ragazzi, allora l'abbiamo persa sta cosa qua, però qui riesce un'altra bocchetta con un phon potente, direzionabile, che va. Allora, questa mi hai detto che è la versione top di gamma. Questo è il top di gamma, ha mille funzionalità, tra la seggetta riscaldabile, un aspiratore per la purificazione dell'aria, anche la regolazione della luce, perché questo è un bagno appunto intelligente che rileva la presenza del... E qui sotto ci sono dei LED con esatto, sensore di movimento. E quindi a seconda della grandezza del bagno si può impostare la distanza da quale si attiva, okay, il bagno direttamente. Qui sotto c'è qualche sensore che capisce, quindi vi aiuta con la luce di notte. Mi hai detto che questo qua è il modello top di gamma. Questo è il top di gamma, che siamo intorno ai 5.000 euro. Sì, mentre per un modello base cosa andiamo a perdere, quanto scenderebbe il costo? Il costo è nettamente inferiore, è un entry level che quindi perde la funzionalità del phone. Ci sono meno regolazioni, però comunque rimane la stessa tecnologia e siamo intorno ai 1.000 euro. Oggi stiamo anche promuovendo appunto tramite l'evento, diamo un cashback di 100 euro su un acquisto direttamente sul sito della Geberit. Allora, Geberit, ragazzi, si scrive in questo modo, ci dovrete aggiungere probabilmente un .com. Questo è sì, Geberit Italia, okay, si può trovare su Instagram, okay, si può trovare su tutti. Quindi, social, ragazzi, se volete seguire sui social, allora se noi andiamo sul sito Geberit ci dobbiamo aspettare di trovare una serie dal top di gamma dai 5.000 ai 1.000. E per i lavandini vedo che qui c'è un telecomando o qualche altra cosa. Questo è il telecomando che si abbina questa è la funzione al nostro vaso, quindi possiamo farlo tramite smartphone, tramite placchetta al muro come abbiamo visto prima, o anche il telecomando. Il telecomando va bene. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Grazie.